Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Gui Sospisio, l'incarnazione della mondanità romana, ha detto addio al mondo a 76 anni, dopo una lunga battaglia con la malattia. La sua casa a Roma era un crocevia di personalità di spicco. Politici, imprenditori e ambasciatori erano ospiti regolari nel suo salotto. Guia, descritta come una fata nobile, ha lasciato un vuoto incolmabile nella società romana. Nata a Napoli, ma adottata da Roma, Guia aveva fatto della sua residenza a Trastevere un punto di riferimento per la società romana. La sua villa, amata da molte celebrità, era il luogo di ritrovo preferito da una varietà di personaggi influenti. Le sue feste erano tra gli eventi più attesi della capitale. Il marito Ricky Sospisio ha annunciato la sua scomparsa, invitando gli amici a rendere omaggio a Guia il 25 maggio nella chiesa di Santa Dorotea, vicino alla loro casa. La villa, circondata da alberi di arancio e limoni, è ricordata come un luogo di eleganza e accoglienza. Guia è ricordata come una donna di grande fascino e intelligenza, sempre pronta ad accogliere amici e ospiti nelle sue celebrazioni. Umberto Pizzi, fotografo delle notti romane, l'ha descritta come una donna schietta e piena di glamour, con uno sguardo vivace e festoso. La sua scomparsa segna la fine di un'era nella società romana, ma il suo spirito vivrà nei ricordi di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!